Si è svolta la 41esima edizione della Festa dell'Uva ad Oliveto Citra, un evento davvero suggestivo e che ancora una volta ha visto la partecipazione entusiasta dell'intera collettività. Tanti i carri allegorici, che rappresentavano le varie contrade, allestiti in modo magistrale, che hanno sfilato per le vie del centro di Oliveto Citra. Carri che avevano come tema ovviamente l'uva e le varie fasi della vendemmia. Ai nostri microfoni il sindaco di Oliveto Citra, Carmine Pignata, e il presidente della Proloco, Vincenza Polino. È una bellissima iniziativa al 41esimo anno di età. La longevità dimostra quanto questa manifestazione sia sentita dai contadini, ma non solo, dall'intera comunità. La partecipazione dei giovani poi sta a significare proprio questo connubio inscindibile tra la tradizione e il futuro, insomma, delle nuove generazioni. Ed è anche un chiaro segnale che su questi elementi, sulla tradizione, sulla memoria, ma soprattutto sul recupero della valorizzazione dei prodotti tipici, nel caso l'uva, ma insieme all'uva tutto il paniere dei prodotti tipici dei nostri territori, in questo sta come dire, anche la riscoperta di un nuovo investimento sul turismo, un turismo che valorizza appunto l'enogastronomia dei nostri luoghi, che insieme alle bellezze paesaggistiche, insieme ai monumenti, sono davvero da visitare e non hanno nulla da invidiare al resto del mondo. Sì, anche quest'anno la 41esima festa dell'uva ci sta dando molte soddisfazioni, il lavoro c'è da parte di tutti i volontari che ringrazio della Proloco, però veramente anche il tempo ci ha aiutato e stiamo facendo una bellissima festa. Con gli sforzi del territorio tutto, io voglio ringraziare le attività commerciali, la BCC d'Aquara, il direttore Marino e tutti l'amministrazione comunale e tutti quelli che ci danno una mano, perché questa è una festa del popolo, una festa dei contadini della zona e li ringraziamo enormemente. Vedrete dei carri allegorici allestiti con varie tecniche artistiche. Io ringrazio anche i rappresentanti della giuria, che è il professore del liceo artistico Carlo Levi, Pasquale Ciao, il consigliere provinciale dell'Umpli Peppino Lupo, Antonio Briscione e la giornalista Maria Teresa Conte. Ringrazio davvero tutti.